Ciao a tutti e bentornati al canale delle recensioni. Allora, oggi volevo parlarvi brevemente del mio scooter, il mio scooter elettrico per la precisione. È una breve recensione. Questo scooter l'ho acquistato un anno fa circa e ci ho percorso più o meno 5.000 km. Si tratta del NIU NQi GTS Sport, quindi la versione, diciamo, con le ruote più alte. È il mio primo scooter elettrico, l'ho comprato di seconda mano ad un prezzo di 3.000 euro. Questo scooter l'anno scorso stava intorno ai 3.5, 3.6, su di là più o meno come cifre, con gli eco incentivi. Allora, non sono qui per fare un'opera di convincimento sul discorso dello scooter elettrico o per elogiare e basta i veicoli elettrici. Vi voglio semplicemente raccontare la mia esperienza a distanza di un annetto, dopo aver comunque sempre posseduto veicoli a due ruote termici. Dunque, ci sono sicuramente degli aspetti positivi, ma anche degli aspetti negativi. Adesso vi dico qualche parola tenendo questa prospettiva, poi vi farò vedere anche un pochino lo scooter meglio e vi parlerò anche delle performance. Allora, riguardo agli aspetti positivi di questo scooter elettrico e dell'elettrico in generale, vi posso dire che la cosa più bella in assoluto è l'incredibile sensazione di totale silenzio quando si guida lo scooter. La prima volta che lo usate fa un certo effetto, se siete abituati a uno scooter termico ovviamente, e vi fa sembrare un pochino dei ninja, cioè andate in giro e praticamente quasi nessuno vi sente. Ovviamente dopo i 50 km orari il fruscio aerodinamico comunque si fa sentire. Viaggiate sempre con una certa rumorosità, ma è solo una rumorosità aerodinamica. La seconda cosa estremamente positiva è la totale assenza di vibrazioni, perché i motori elettrici non hanno vibrazioni a differenza dei motori a scoppio, quindi il piacere di guida è elevatissimo, perché sembra di andare proprio sull'olio, cioè si va lisci come l'olio. Ed è anche molto meno stancante, perché le vibrazioni a lungo andare stancano. Altro aspetto positivo, non si paga il bollo, e secondo me gli altri due aspetti notevoli sono ovviamente il non dover più andare dal benzinaio, che è una cosa fantastica secondo me, e soprattutto il non aver bisogno di dover fare un tagliando. Questi mezzi elettrici non hanno bisogno di manutenzione, l'unica manutenzione richiesta è insomma il cambio gomme e controllo pastiglie e i soliti controlli, insomma, del liquido dei freni, queste cose qua. Non bisogna fare cambio olio, non bisogna fare cambio filtro, non bisogna fare nulla, e questa è un'altra cosa vantaggiosa, perché vi svincola sicuramente da una cosa che annualmente va fatta, oltre che ad avere un costo, oltre che ad essere anche inquinante. Riguardo gli aspetti negativi di uno scooter elettrico, in particolare di questo scooter, qui stiamo parlando della versione con le batterie originali della casa da 26 ampere ora, e c'è anche una versione con le batterie Panasonic che sono qualitativamente migliori rispetto a questo, ma hanno anche un costo più elevato e vi, diciamo, garantiscono circa una ventina di chilometri in più di autonomia, 20-30 chilometri di autonomia in più rispetto a quelle che possiedo io. Allora, l'aspetto negativo principale, come è abbastanza scontato che sia, è l'autonomia. Con queste batterie sono in grado di fare un 60-65 chilometri viaggiando comunque senza badare al risparmio, ecco, viaggiando con l'acceleratore molto allegro. La velocità di punta di questo scooterino è di 75 km orari, è equivalente a un 125, e di conseguenza purtroppo con questa autonomia non si possono fare grandi giri lunghi. Questo è secondo me il più grande difetto, e sicuramente sono convinto che già adesso tecnologicamente con
l'interesse crescente nei confronti dei mezzi elettrici, sono convinto che ci sia sicuramente qualcosa sul mercato già decisamente più performante nella ricarica. Il problema di questo mezzo è che lo caricate in garage con una classica presa di corrente e un alimentatore, ci mette circa 5 ore per caricarsi completamente, ma non è possibile caricarlo alla colonnina, cioè, o se è possibile tramite degli adattatori, non è conveniente, perché se ci mettete sempre 5 ore a caricarlo, capite che non ha un senso. Mi domando come sia possibile che una Tesla con la ricarica rapida si ricarichi in 15-20 minuti e uno scooterino di questo tipo non si possa ricaricare più rapidamente. Già soltanto pensare a una ricarica, non dico completa, ma a un 50% nell'arco di una mezz'oretta sarebbe già una cosa, secondo me, gestibile, ecco, ci permetterebbe di fare dei giri più lunghi, perché poi comunque si va in giro, si fa una sosta, si fa la ricarica. Attualmente questa possibilità, diciamo, che non è proprio realizzabile, ma questo è un difetto che accomuna un pochino i mezzi elettrici, ma su questo sicuramente ci saranno dei notevoli miglioramenti nel prossimo futuro. L'altra cosa che non mi piace di questo scooter, e adesso cambia un pochino l'inquadratura però. Allora, tornando agli aspetti negativi, vi ho parlato dell'autonomia, che mi sembra un discorso abbastanza banale, ma al di là dell'autonomia andiamo a descrivere anche proprio gli aspetti negativi a livello di performance. Allora, vi dico che per prima cosa complessivamente io di questo scooter sono soddisfatto, cioè a me piace, mi trovo molto bene, lo utilizzo tutti i giorni per andare a lavoro, quindi per me questi 60-65 km di autonomia sono più che sufficienti. Oggi sto andando a fare un giretto, quindi non sto andando a lavoro, diciamo che sono abbastanza soddisfatto in generale. Però se dobbiamo essere obiettivi, allora, la ciclistica di questo scooter è una ciclistica cinese, è uno scooter made in China, completamente cinese, e si potevano fare sicuramente delle migliorie. Allora, il difetto principale che ho riscontrato a livello di ciclistica è questo. Vedete? Praticamente, se noi lasciamo il manubrio, si rilevano delle forti vibrazioni. Quando lo teniamo saldo, queste vibrazioni non si sentono, si viaggia, come vi dicevo, lisci. Però se noi tiriamo via una mano dal manubrio o utilizziamo il cruise control, perché questo veicolo ha anche il cruise control, percepiamo queste vibrazioni che, insomma, non sono molto piacevoli, ecco, sono un po' strane, ecco, come se ci fosse qualcosina di storto. Le sospensioni vanno bene, ma non sono nulla di eccezionali. I freni, anche loro, vi dico, vanno bene, ma nulla di eccezionale. Quindi siamo sempre sulla sufficienza, non eccelle a livello di ciclistica praticamente in nulla, però la guida è comoda, è piacevole in generale, basta non avere eccessive pretese. Quando freniamo possiamo ricaricare leggermente le batterie dello scooter. La frenata rigenerativa serve o non serve, nel senso che dopo un bel pezzo di discesa, insomma, se vi va bene, siete riusciti a rigenerare 1-2%, sulle salite e sulle discese molto lunghe forse il 3%, vabbè. Sempre meglio di niente, quindi anche questa si poteva migliorare. Vedete, qua abbiamo una presa USB per ricaricare il telefono, il suo display, che secondo me è molto carino, cambia colore anche in base alle condizioni della luce. Abbiamo le frecce col cicalino, 4 frecce che si possono inserire, luci LED abbaglianti e anabbaglianti veramente molto potenti, illuminano molto bene la strada, quindi su queste cose nulla da dire.
L'altra cosa che mi piace moltissimo dello scooter elettrico è la coppia. Noi arriviamo subito alla sua velocità massima. La coppia si sviluppa maggiormente dai 40 km orari in su, spinge di più dai 40 km orari in su. E niente, questo ragazzi è il mio scooter elettrico. Come vi dicevo, l'ho comprato con 3.000-3.500 km, ne ho percorsi circa 5.000, si può utilizzare, è sempre connesso con la sua applicazione e la sua applicazione ci fornisce tutti i dati che ci servono. Adesso magari mi fermo e ve la faccio anche vedere. Ok, ci fermiamo qui all'ombra, vi faccio vedere brevemente l'applicazione. Vedete, la nostra applicazione ci dice dov'è lo scooter, la sua posizione, e ci dà tutti i dati del chilometraggio. Questo è il chilometraggio totale, i dati di guida delle nostre corse, la condizione della batteria. Vedete, qui ci sono tutte le corse, per, diciamo, tutti i percorsi giornalieri, tutto monitorato, tutti i tragitti sono registrati con tutti i dati, velocità massima, consumo, media e tutto quanto. Se qualcuno dovesse prenderci lo scooter e scappare via, ovviamente saremmo sempre in grado di rintracciarlo. È possibile fare anche aggiornamenti firmware, quindi questa connettività è un altro punto di forza di questo scooterino che mi piace moltissimo. Sto andando a fare un bagnetto al torrente, a prendere un po' il sole oggi, e dopo vi faccio vedere meglio. Sto anche sbagliando strada perché l'ho distratto. Dopo vi faccio vedere meglio lo scooter da vicino, vi faccio vedere un pochino dove sono situate le batterie, l'estetica un pochino di questo scooterino. E niente, intanto godiamoci il giro. Allora, purtroppo ho trovato la strada chiusa, quindi adesso mi devo inventare qualcosa per raggiungere il posto. Niente, oggi mi sono dovuto complicare particolarmente le cose, quindi andiamo a vedere anche lo scooter su itinerari parzialmente serrati, perché la strada è chiusa, quindi... Ed ecco qua anche il nostro bello sterrato che non avrei voluto evitare di fare. Speriamo che sia corto. Vabbè, comunque si viaggia, dai. Se non scasso lo scooter. Ok, adesso inizia una bella salita ripida, così vi faccio vedere anche come va in salita. Comunque vedete come sale bene. Salita bella ripida, eh? Di coppia ce n'è in abbondanza. Da questo punto di vista devo dire che le prestazioni sono decisamente superiori rispetto a quelle di un 125 termico. Molto superiori.
va che è una favola. Beh, intanto la destinazione l'ho raggiunta, adesso devo solo augurarmi di riuscire a tornare a casa con la batteria rimanente. Faccio vedere brevemente lo scooter. Come vedete è uno scooter abbastanza leggero, qua c'è sui fori LED, ruote da 14 e vabbè, la cosa principale sotto sella non c'è spazio se non qualcosa di veramente piccolo, quindi una chiave ed un eventualmente un piccolo antiacqua. Ah, la ricarica avviene qui da questo connettore, le batterie si possono scollegare e trasportare in casa e ricaricare in casa. Qui sotto c'è la pedana, ah, che si apre sempre dall'interno, quindi da qui abbiamo la chiave e così si apre la pedana dove c'è la seconda batteria. Qui ci sono gli appoggi per il passeggero. E vedete, il motore è alla ruota, una scelta che rende, diciamo, a livello di meccanica questo scooter davvero molto semplice. Cioè, praticamente a livello di componentistica non c'è quasi nulla, veramente poca roba, semplicemente qualche particolare elettronico e poi il suo display che è molto carino. Vedere quanto recuperiamo con questa discesa che è abbastanza lunga, siamo al 54%. Vado giù proprio utilizzando la frenata rigenerativa e vediamo alla fine della discesa quanto avremo. Siamo arrivati alla fine della discesa e vedete che abbiamo recuperato un 1%. Sto cercando di recuperare il tutto il più possibile per arrivare al 56, ma non sembra arrivarci. Mancherebbe poco sicuramente, quindi diciamo tra l'1 e il 2% sono riuscito a recuperare. Per questo video è tutto, vi ricordo di iscrivervi al canale, supportatemi anche su questo secondo canale di recensioni, lasciate un commento, fatemi sapere la vostra opinione su questo scooter elettrico e sugli scooter elettrici in generale. Ci vediamo al prossimo video, un saluto a tutti, ciao da Luca, alla prossima!